cosa significa sperare? Mio nonno diceva che chi vive sperando muore ca... Vabbè, ci siamo capiti, eh. Qualche settimana fa, nei primi giorni di quarantena, si moltiplicavano i flash mob, gli striscioni appesi fuori dai balconi, gente che usciva cantando, con la musica, con le casse, a battere sulle pentole. E tutti che gridavano, ce la faremo, andrà tutto bene! Ce la faremo! Ce la faremo! Slogan e striscioni rivolti al futuro, perché il presente nel quale ci troviamo non ci piace più così tanto. Poi, basta. Quando ci siamo resi conto che questa situazione non sarebbe durata pochi giorni o settimane, ma sarebbe stata più lunga, addirittura mesi, si è spento tutto e siamo caduti come in una sorta di stand-by. Sguardo spento, aspettative zero, una sorta di buffering. Eppure il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che la speranza, con la S maiuscola, è addirittura una virtù teologale. Ma allora che cosa vuol dire speranza? Gli antichi miti greci la descrivono come uno degli spiriti contenuti dentro al famoso vaso di Pandora, che però, quando viene scoperchiato da Pandora, appunto, rimane all'interno del vaso. Per gli antichi, infatti, la speranza era qualcosa di negativo. Stava nel vaso insieme a tutti i mali, infatti, proprio perché ha l'effetto di offuscare lo sguardo dell'uomo, di condannarlo ad aspettare qualcosa che non avverrà mai, di illuderlo. Allegria! Aristotele invece ha una visione un po' migliore. Lui dice che la speranza è un atto della volontà dell'uomo, che si realizza quando l'uomo appunto sceglie di perseguire un bene difficile da raggiungere, ma non impossibile. Per i romani la spes è addirittura una dea che se ne sta nell'Olimpo degli dei, che ha a che fare con l'ultraterreno, che ogni tanto entra nella vita degli uomini, ma che è qualcosa di altro. Per i cristiani la speranza assume tutta un'altra connotazione. La Bibbia infatti ci consegna un concetto di speranza completamente diverso. Certamente non è un male, un miraggio, un'illusione che ci allontana dalla realtà come per gli antichi greci. Non è neanche solo un atto di volontà umana, come diceva Aristotele, una sorta di volontarismo attraverso il quale possiamo costringerci in qualche modo a vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Non è neppure una dea che se ne sta nell'ultraterreno, lontano dagli affari degli uomini, che non c'entra niente con la nostra vita. La speranza cristiana piuttosto è un dono fatto da Dio all'uomo il giorno stesso in cui lui viene al mondo. Sant'Agostino diceva che la speranza è così vera che è già come se fosse divenuta realtà. Altro che miraggio o vita ultraterrena! Noi speriamo perché sappiamo che la nostra speranza è certa, si è già realizzata nel mondo il giorno stesso in cui Dio ha scelto di lasciarci liberi di vivere. Che bella quella preghiera in cui San Francesco chiedeva al Signore fede retta, carità perfetta e speranza certa. C'è però chi confonde la speranza con l'ottimismo o la scaramanzia. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio. Accendo la candela in chiesa perché almeno mi vada bene l'esame. Faccio il segno della croce prima di entrare in campo, così magari segno oppure paro il rigore. Faccio benedire l'auto dal prete, così magari non faccio incidenti. Per andare bene all'esame devi studiare. Per segnare ti devi allenare. Per non fare incidenti devi guidare stando attento e rispettando il codice della strada. E a volte nemmeno questo basta. E allora perché accendere la candela? Perché fare il segno della croce? Perché far benedire l'auto, la casa, gli oggetti con i quali preghiamo? Beh, perché noi siamo fatti così, perché siamo un po' di coccio, un po' duri. Abbiamo bisogno di qualche segno che ci aiuti a riconoscere quello in cui crediamo. E la nostra fede cristiana, che crede in un Dio che si è fatto uomo, ha così bisogno di segni che forse in questo periodo facciamo ancora più fatica a viverla. Proprio perché ci ha impedito, giustamente, di riunirci, di stare insieme, di vivere anche la corporeità della fede. Il fuoco della candela, il segno della croce, l'acqua benedetta non scacciano una maledizione, non invocano la fortuna, non fanno sì che Dio segni al posto nostro. Piuttosto ci mettono in evidenza che la speranza alla quale siamo rivolti è già presente oggi nella nostra vita. Questo futuro ci riguarda già da vicino. Papa Francesco ci ricorda che la speranza è un rischio. Non è quell'ottimismo che ci fa guardare alle cose andando sempre avanti, non lasciandosi cadere nella disperazione, nella tristezza. Oh, ci vuole anche quello, eh? Ma quello non è ancora la speranza. I primi cristiani erano soliti raffigurarla con l'immagine di un'ancora che affonda nell'aldilà. La nostra vita, volevano dirci, è come un navigare sapendo che siamo già ancorati nel futuro, siamo già ancorati nella promessa di Dio, che questo futuro è già presente. Ora, non serve che torniamo sui balconi tutti quanti a urlare come matti o sbattere contro le pentole. Se volete farlo, fatelo, non c'è nulla di male. Ma forse dovremmo tornare a riaccendere il nostro sguardo su un futuro che è già presente.
che non è una condanna al quotidiano, che non è un carcere domestico. La speranza di oggi è di vivere questa giornata pienamente. E poi quella di domani, e poi quella di dopodomani, e poi fra una settimana, fra un mese. Certi che ogni giorno ha la sua ricchezza da vivere, ha la sua bellezza da scoprire, ha i suoi misteri da esplorare. Il filosofo danese Kierkegaard diceva che la speranza non dipende da noi. Cioè, non dipende dall'orgoglio di chi vuole farcela a tutti i costi da solo. Si tratta piuttosto di affidarci ai governanti, ai medici, agli scienziati, al papa, ai vescovi, ai preti, agli amici, ai genitori, ai fratelli, alle sorelle. La speranza ha una natura profondamente comunitaria. Significa affidarci che ognuno faccia il suo per uscire da questa emergenza, ma anche più in generale per stare bene, per trovare il nostro posto nel mondo, per essere felici. Già oggi continuiamo a sperare, riprendiamo a sperare se abbiamo smesso di farlo, perché sappiamo di essere già ancorati nell'infinito. Perché la speranza non è affidarsi a una schedina, al totocalcio, all'Enalotto. La speranza è sapere di essere ancorati in Dio, nell'infinito. E quindi significa avere il coraggio di andare in profondità, a riscoprire ciò che ci mantiene vivi e che niente e nessuno potrà mai toglierci. Chi vive sperando, vive!